L'angolo blu, abbiamo detto, abbiamo Anton Pičuk, pugile tecnico, fa buon uso del suo jab sinistro, è stato campione nazionale kazako, mentre all'angolo rosso abbiamo Emir Akhmatovic, eccolo qui, sta per fare l'ingresso nella arena. Quindi agli europei di Minsk, come sta ricordando la ring announcer di questa occasione, è stato bronzo agli europei di Minsk lo scorso anno, tiene sempre la guardia molto alta, questa è la sua box, anche lui ha un buon uso del jab sinistro, è molto mobile sul tronco, è molto abile e soprattutto è un pugile potente. È più alto di Anton Pičuk. Eccolo qui, Akhmatovic. Si fanno al centro del ring i due pugili, ricevono le indicazioni da parte di Tony Germain e all'inizio quest'ultimo match di questa seconda tappa AIBA Pro Box. La distanza è quella delle 6 riprese. Subito il jab sinistro di Akhmatovic. Con il sinistro più avanzato invece Pičuk. È basso, una guardia molto bassa, evidentemente cerca di sorprendere con questo jab a sinistro basso l'avversario. Di solito rappresenta un invito all'avversario a colpire questa guardia così aperta, così bassa, e nello stesso tempo garantisce invisibilità parziale al colpo nel momento in cui raggiunge il bersaglio. Pičuk attende, teme un attimo, teme senza dubbio la maggiore allungo di Akhmatovic, che usa il sinistro ma non con potenza, lo porta per tenere lontano l'avversario, chissà, pensa poi di replicare con... È un po' clamoroso adesso il fatto che Akhmatovic sia andato a vuoto in quel modo così banale, avendo l'avversario alle corde, poco convinto tedesco. C'è un attacco perentorio, il richiamo dell'arbitro a separarsi. E poi scambio di colpi subito violenti, siamo soltanto al primo round e questo è un po' il preludio a quello che potrà accadere. Non sono colpi molto precisi comunque, anche se questi di Pičuk sono arrivati. Pičuk riesce ad evitare molto bene il jab lunghissimo. È l'1-2 di Pičuk, stavolta perfetto. Già segnato leggermente Akhmatovic, mancano 10 secondi al termine. Conta su una rapidità di esecuzione Pičuk notevole, a dispetto di un fisico certamente poco atletico, almeno all'apparenza mostra anche una leggera pancetta.
Eccolo qui. Pinchuk. Non sembra avere la faccia da pugile. Bisogna sempre guardarsi bene da coloro che hanno questo viso così non segnato, questo naso dritto. Ah, da quelli da cui aver paura, perché vuol dire, esatto, che puni ne hanno presi pochi. I consigli all'angolo. Quindi, ecco, ringraziamo sempre Fabio Crisafi, molto puntuale nel mostrarci quello che è stato l'azione migliore del primo round, un primo round che probabilmente no, pensavamo io almeno pensavo che Pinchuk se lo potesse essere aggiudicato, in realtà così non è. Quindi una leggerissima preferenza per Akhmatović in calzoncini neri. Secondo round, adesso lampeggia il jab sinistro del tedesco, poi prova anche l'1-2 che giunge ad accarezzare il mento di Pinchuk. Certo che la statura e le braccia lunghe Akhmatović dovrebbero, ecco, ed è riuscito. Sì, è riuscito, però in precedenza è riuscito il kazako a mettere un destro. Prima ha incassato a uno e adesso poi prende anche questo schiaffone di sinistro da parte di un Akhmatović che dopo la prima ripresa ha ricevuto la reprimenda da parte del suo angolo, come per dire: che stai facendo? Dormi? Svegliati. Sanguinante dal naso Akhmatović. Sì, proprio nulla di che. E il destro ancora di Akhmatović, e l'invito a tenere la testa alta per evitare pericolose testate e conseguenti ferite. E le tracce di sangue che vedete sul sopracciglio di Akhmatović credo siano del naso. Sì, del naso in pratica. Attacca. Attenzione, però c'è stato un contatto con la testa da parte di Pinchuk. Indietreggia kazako. Sembra scatenato comunque Akhmatović, seccato quasi dal fatto che la prima ripresa, nonostante sia stata a lui assegnata, evidentemente c'è stato un bellissimo sinistro, non era di sufficiente Pinchuk sull'attacco di Akhmatović. Non si è quasi visto, tanto è stato veloce. Sì, sì, lui è velocissimo, molti dei colpi che vanno a segno è difficile proprio rilevarli. Come questo, per esempio. E poi lo spostamento sulla destra. Velocissimo. Sì. Certo, con una preparazione atletica migliore credo che potremo, vedete anche un tutore al ginocchio sinistro che lo aiuta a tenere composta l'articolazione. Deve incassare un gancio sinistro. 10 secondi al termine di questo secondo round dove Akhmatović, premiato già nel primo, io credo che avrà la meglio di gran lunga in questo secondo. Penso Certamente. Che gli verrà attribuito un 30, indubbiamente ha fatto di più rispetto al kazako. Fanno però un po' troppa confusione anche nel, ecco, guarda i che, colpi. Che bei colpi si sono, sì, scambiati. Il gancio sinistro, sì, di Akhmatović e in precedenza il montante destro alla punta del mento di Pinchuk. Sono troppe le volte però che vanno a vuoto e, sì, con il rischio anche di farsi male con lo scontro tra le teste. Lì c'è stata la tentazione da parte di Pinchuk di colpire, ma il colpo sarebbe finito sulla nuca. Abbiamo visto, lo ha smorzato sulla schiena. Sì, si è trattenuto però. Beh, bravo. La correttezza è alla base di tutto, perché a differenza tra il pugilato e far botte in mezzo alla strada sono le regole. Certamente, ma abbiamo sempre detto che il pugilato è uno sport che rispetta le regole e insegna per questo a essere corretti. Terzo round.
Mi sono distratto, Nino, non ho visto il punteggio, stavo guardando te anziché il monitor di servizio, non ho visto il punteggio della seconda ripresa, non è emerso? Lo assumeremo dopo, non si è visto. Ecco, Matovic mi sembra più riflessivo nei round in questo momento, e attende, aspetta che l'avversario Pinchuk attacchi per colpirlo d'incontro, aspetta e vedete che struttura che ha, è altissimo a Matovic. Allora, qualcosa comunque abbiamo saputo, e cioè che Matovic si è aggiudicato la seconda ripresa. Ma non poteva essere diversamente. Vedete comunque è Akhmatovic in calzoncini neri che tiene l'avversario sotto il controllo dei suoi colpi, che è costretto a indietreggiare e poi magari ad attaccare in maniera un po' disordinata. Con passo molto molto aperto da parte di Pinchuk, che ha comunque una buona mobilità, riesce sempre ad uscire ai lati dell'avversario e soprattutto ad evitare i colpi che Anatovic porta quando è vicino. Vengono separati, eh sì. In occasione delle clinch spesso vengono portati questi colpi che non hanno una grande potenza, ma raggiungono la nuca. Assolutamente vietato colpire oltre la linea di specchio dell'avversario. L'1-2, sì. Ma soprattutto ha un buon tempismo Pinchuk, che riesce spesso, oltre alla velocità, riesce spesso a togliere il tempo a togliere il tempo e ad evitare i colpi che Akhmatovic porta. E replichi immediatamente Pinchuk. Sì, ma chiedono dall'angolo, dal suo angolo, un'azione maggiore, cioè più incalzante. Una maggiore intensità nei colpi, certamente, più velocità e più quantità di colpi. Aveva separato i due pugili l'arbitro per sospingere via una parte di cavo che entrava nel ring. Adesso l'azione di Akhmatovic proprio sullo scadere della campana. Sì, ma in questa fine del round almeno hanno fatto vedere qualche cosa di più di quanto non l'abbiano fatto vedere prima. Dei colpi che sono arrivati a segno. Beh, sembrerebbe che Akhmatovic abbia portato a casa anche questo terzo round. Non so se però ha convinto tutti e tre i giudici, perché molte azioni positive sono state operate anche da parte di Pinchuk. Perché Pinchuk reagiva, anzi ha reagito molto spesso agli attacchi di Akhmatovic. Ecco, come in questo caso, bello, vedete, sinistro, poi va via e rientra ancora. Queste sono azioni che all'occhio vigile dei giudici non sfuggiscono, quindi non sfuggono. E quindi ecco qui il risultato, infatti ha vinto Pinchuk questa terza ripresa. Sì. Cioè sembrava aver fatto di più Akhmatovic, e invece i colpi di Pinchuk sono stati quelli più precisi, e più degni di nota, più di essere segnati. E quindi è ancora tutto ancora da vedere, da giocare. Bello, sta usando il jab Pinchuk ed è sì, è un, arriva, certamente è un mestierante, più un mestierante rispetto a Akhmatovic. Con il destro comunque riesce a pizzicare il volto di Pinchuk e poi prosegue l'azione. Beh, Akhmatovic ha fatto una bella azione, del tedesco, ancora risposta. Il destro del tedesco, lo sguardo di Pinchuk verso il suo angolo a percepire i consigli che servono in questi momenti. Non tutti i pugili riescono a metterli in pratica letteralmente. Sembra molto intelligente Pinchuk, molto presente.
Bella questa serie di colpi che sono arrivate anche a segno, un bellissimo destro. Sì, lo ha incalzato, in effetti Akhmatovic, se viene incalzato con combinazione di 2-3 colpi, non reagisce, una dietro l'altra, sì. Non riesce a riorganizzarsi. Si trova in difficoltà. Poi riflette, si organizza. E... ottimo il lavoro delle gambe di Pinchuk. Bersaglio spesso introvabile per Akhmatovic, che è andato a vuoto sui movimenti di Pinchuk. Oh. Il destro è entrato di Pinchuk. Sì. Ma anche Akhmatovic aveva coordinato un'azione che è finita sui guantoni di Pinchuk. L'1-2, ancora un destro. Sta guadagnando istante per istante questa quarta ripresa Pinchuk, sempre più sicuro dei suoi mezzi, sente di avere il controllo del proprio avversario, di poterci dialogare tranquillamente. Quasi Spavaldo con le braccia abbassate, aspetta gli attacchi di Akhmatovic per ribattere, replicare e colpire. Ecco, sentite, forse da casa vi giungono le urla dell'angolo di Pinchuk lingua kazaka. Che non capiamo, ma sicuramente intuiamo. Avranno detto ora, vai. Intuiamo. Incitamento a continuare l'azione. 5 secondi al termine. Un giudice di gara però è venuto a indicare loro di... non gridare, di non urlare. Certamente. Altra ripresa per Pinchuk. Cosa ne pensi? Sì, non credo che ci siano dubbi. Sì. Ce ne sono pochi di dubbi. Ha fatto le riguardo. Cose migliori. Opla, visto che a destra, stupendo. Ti è sembrato anche sentito, se non proprio accusato, da Akhmatovic. Fabio Crisafi ci sta riproponendo il meglio di questa ripresa. Questo è il quinto round e Pinchuk si aggiudica questo quarto round e in questo momento è parità. Sì. 2 round a testa. E adesso vediamo quello che succederà. Sì. Forse il primo round è stato, tra virgolette, un po' regalato a Akhmatovic. È stato un round di studio, soprattutto per lui. Pinchuk aveva fatto qualcosa di più. Però va bene comunque, sorridente Pinchuk, sì. Calzoncini blu, forse ha trovato la chiave di volta, anche se deve incassare qualche colpo, ma riesce a tutirli, ammortizzarli spostandosi molto all'indietro e replica immediatamente. Sempre sorridente la faccia di Pinchuk. Sì, o è il sorriso oppure una smorfia di fatica. Ma comunque c'era un altro grandissimo campione, anzi un grandissimo campione di un'altra disciplina, tal Miguel Indurain, che durante le salite oppure durante le sue tante cronometro vinte sembrava ridesse a tutti i denti. In realtà era la smorfia di fatica, di bocca aperta per prendere quanta più aria possibile, sembrava proprio una risata satanica. Però Pinchuk è veramente quello che fa vedere le cose migliori. Ecco, bella risposta. Evita sull'assalto di Akhmatovic di Evita Pinchuk. L'assalto e replica con 2 colpi a segno. Pinchuk in calzoni blu. Doppio jab che comunque è entrato di Akhmatovic. Continua a... ci riprova ad attaccare. Akhmatovic avanza a piccoli passi, ma deve invece subire l'azione di Pinchuk. Così. Sì, si scambiano dei colpi veramente molto violenti, li incrociano e spesso e volentieri sono entrambi fortunati.
a non venire centrati. Anche a Maktovic con il suo jab cerca di indietreggia Pinchuk in questo modo che riesce ad evitarlo, ma non evita il destro di Maktovic. Attenzione alle teste, il montante destro in chiusura, e l'arbitro giustamente dice ok, portalo, ma non tenerlo col sinistro. Sì. Tre colpi per Pinchuk, che lì porta con l'urletto. Prova sotto Akhmatovic, poi si ferma. Ma Pinchuk replica immediatamente, anche se in maniera non molto precisa. È ormai finito il match, mancano... La ripresa, pardon, mancano pochi secondi e vedremo quale sarà il verdetto. Ad ogni modo, onestamente questa ripresa qualcosa è ancora più difficile. Difficile perché Akhmatovic ha portato dei colpi. Sì. Sono veramente curioso di vedere quello che è il che sarà il responso dei giudici, perché è la prima ripresa su 5 in cui non può essere mai per non riusciamo ad avere delle idee per chiare. Quello che abbiamo visto, a mio avviso si sono equiparati, si sono direi un round pari, ecco, per quello che è. E invece, per i giudici vittoria netta di Pinchuk, forse no, questo è un po' troppo, però sì, ci sta, ci può stare, mi aspettavo qualcosa di più equilibrato, esatto, ecco. Però vale il discorso che stavamo facendo prima, Nino, cioè nella velocità di esecuzione sia di Pinchuk ma anche di Akhmatovic spesso i colpi difficile vederli, giudicarli come buoni, però sappiamo, e l'abbiamo visto anche dai replay, che Pinchuk sa essere molto preciso, quindi probabilmente ha portato un numero pari ad Akhmatovic di colpi, però i suoi sono stati più precisi. Continua a guardarlo e sorriderli. Quindi 3-2 per il kazako nei confronti del tedesco, ma c'è quest'ultima ripresa appena iniziata che vediamo. Sì, sempre più pimpante ovviamente Pinchuk. Che ha girato per tutta la ripresa attorno a Akhmatovic, facendo quella che è la sua box, una box da attendista, che si basa sulla scelta di tempo, una formidabile scelta di tempo, e su una ottima esecuzione. Un colpaccio che era meglio non portarlo. Di combinazioni. Mi sembra Akhmatovic che si sia stancato per il lavoro fatto nella prima parte del combattimento. E Pinchuk, un'azione scorretta quella di trattenerle per la testa. Azione favorevole adesso Akhmatovic, determinato a far sua quest'ultima ripresa e riportare in equilibrio un match in cui è leggermente in arretrato. Belli scambi, potrebbero di fare colpi. La differenza, pochissimi punti alla fine sul verdetto. Direi che la prima parte del combattimento Akhmatovic ha avuto colpo la meglio. Colpo di testa di Pinchuk involontario nello spostamento, almeno così ci è sembrato. Pinchuk velocissimo nei suoi scambi da vicino, ecco, 1-2, bello, preciso, veloce, aspetta, attende l'attacco di Akhmatovic e lui lo ferma con dei colpi non gravi, non potenti, ma che arrivano a segno, perlomeno sono i colpi suoi quelli che partono e che i giudici possono vedere. Il match è praticamente finito, 10 secondi al termine.
si può ancora, ecco, come in questa circostanza, 1-2 perfettamente a segno e poi la replica di destro di Akhmatovic, ancora Pinchuk per togliere magari una patina di dubbio nei confronti della giuria. Si abbracciano i due contendenti. Pinchuk mi sembra che possa essersi portato sia a casa questo match. Per questo match, e mi è sembrato addirittura che Akhmatovic lo abbia detto con un segno che io ho capito, come dire, sei stato più bravo tu. Allora, abbiamo soltanto il tempo di farvi vedere il verdetto conclusivo per poi restituire definitivamente la linea per quanto riguarda questo appuntamento pugilistico. Vi ricordiamo intanto che il 12 dicembre a Caserta si terrà la terza tappa di questo AIBA Pro Boxing, il Pre-Ranking Competition Match, in vista del vero torneo del 2015, del prossimo anno. Sì. Ecco, siamo in attesa del verdetto. Sì, alla lettura dei cartellini. I giudici. 54 a 60. Mm-hmm. 56 a 58. 56 a 58. Vince per decisione unanime Angolo Blu. Pinchuk, quindi. Pinchuk quindi ha che nel finale del combattimento, sì, proprio nel finale ha messo il sigillo, è riuscito ad avere la meglio, match condotto con grande coraggio, spregiudicato